Siano lodati Gesù e Maria. Bene, cari fratelli e sorelle, la liturgia della parola odierna ci mette di fronte non solo il miracolo della moltiplicazione dei pani e dei pesci, ma anche l'altro miracolo, che è quello della collaborazione fra gli uomini, cosa non sempre evidente. Ora, se tra gli uomini è difficile collaborare, immaginate come sia ancora più complicato collaborare con Dio, perché la collaborazione con il Signore richiede una grande fede, una fede che alle volte ci fa passare attraverso delle prove, ci fa passare attraverso delle purificazioni, delle tribolazioni che sono necessarie per poter sperimentare nella nostra vita la prossimità di Dio, presente, permanente, al di là di quelle che possono essere le nostre emozioni e percezioni. Gesù, in maniera intrigante, così come ci rapporta Giovanni nel suo Vangelo, è lui a porre il problema su come sfamare una moltitudine di persone che lo seguiva, e questo mette in difficoltà gli apostoli, che evidentemente, lasciandosi gongolare dalla presenza di Gesù e dei suoi miracoli, non si erano ancora responsabilizzati su quello che più tardi, dopo l'ascensione di Gesù, sarebbe stato il loro ruolo come comunità cristiana primitiva, come comunità discepola di Gesù, che avrebbe però dovuto perpetuare la sua azione nello spazio e nel tempo. E allora uno degli apostoli, incominciando a riflettere, incominciando a responsabilizzarsi, fa presente che c'è un ragazzo che ha qualche pane d'orzo e qualche pesce. Naturalmente è ben poco per sfamare una moltitudine di migliaia di persone. Eppure inizia da questo. È un primo atto di fede. Si parte da qualche elemento naturale di cui si dispone per poi allargare l'orizzonte della partecipazione all'azione di Dio e, confidando in Lui, sperimentare più tardi come anche miracolosamente Dio intervenga nella storia degli uomini. E succede proprio questo. Qual è la lezione che ne ricaviamo? Dalla nostra piccolezza, dai limiti della nostra natura, che Dio conosce molto bene perché ci ha creati, se ci apriamo alla grazia di Dio, perché non è sempre facile accogliere e accettare l'aiuto degli altri, si possono ottenere risultati inaspettati. Ci fu cibo a sazietà per quella folla che seguiva Gesù, anzi avanzarono 12 canestri. Cosa significano quei 12 canestri? Uno per ogni apostolo. Significa che anche nella dimensione territoriale, locale, particolare della Chiesa, le diocesi, la parrocchia, il Signore non fa mai mancare la sua assistenza. Il Signore aiuta il singolo, il Signore aiuta la comunità a crescere, a svilupparsi, a camminare accanto a Lui e dietro di Lui. E in secondo luogo, se questo miracolo è una prefigurazione dell'Eucaristia che esisterà fino alla fine del mondo, almeno fino a quando ci saranno sacerdoti sulla terra, quelle ceste recuperate vogliono anche indicare come il pane eucaristico non debba essere buttato, non debba essere vilipeso, non debba essere sprecato. Tant'è vero che le ostie non consumate noi le conserviamo nella pisside, che a sua volta si ritrova nel tabernacolo e viene posta all'adorazione dei fedeli e viene utilizzata anche per dare, al di fuori della Santa Messa, il pane eucaristico, il pane che dà vita, la pillola dell'immortalità e della guarigione soprannaturale agli ammalati nel corpo e, aggiungo io, anche nello spirito. Chiediamo allora al Signore che cosa? Intanto di ravvivare la nostra fede facendo memoria del nostro battesimo. Ecco, oggi abbiamo la grazia ancora una volta, è un po' il periodo estivo, è un po' la situazione post pandemica, abbiamo tanti matrimoni nelle prossime settimane, nei prossimi giorni, anche domani, tanti battesimi,
Ebbene, questo battesimo di questa sera di Emily ci aiuta a prendere coscienza del dono che abbiamo ricevuto, farne memoria e presentare a Dio la nostra pochezza, perché partendo da questa pochezza il Signore possa trasformare tutto il nostro essere e dal nostro essere trasformare il nostro agire e conformarlo alla sua volontà per partecipare al suo disegno di amore e di santificazione personale e comunitario. L'altra cosa che vorrei dire, mi sembra importante, è un riferimento alla festa che noi celebreremo domani. Il Papa ha istituito la giornata mondiale dei nonni. Perché dico questo? Poco fa mi riferivo al battesimo come occasione privilegiata per fare memoria del nostro battesimo, quindi delle nostre promesse a Dio, dei nostri impegni, e anche la moltiplicazione dei pani e dei pesci rientra in una dinamica di responsabilizzazione dell'uomo che deve fare buon uso della sua libertà di figlio di Dio come dono primordiale ricevuto dal Creatore. Ma questa memoria ci viene affidata dalle vecchie generazioni. C'è bisogno di un ponte, non di un muro, non di una frattura, non di una crepa, ma di un anello di congiunzione e di collaborazione tra le persone più anziane e le persone più giovani. Dobbiamo superare questi conflitti generazionali e dobbiamo fare tesoro anche degli errori delle generazioni passate. Il Papa, nel suo messaggio ai nonni, ha voluto citare giustamente una superstite della Shoah, del campo di sterminio di Auschwitz, perché il Novecento rappresentò, con la Seconda Guerra Mondiale, ma anche con il programma di sterminio degli ebrei da parte dei nazisti, un momento drammaticissimo della storia dell'umanità. E il Papa ritorna a fare memoria anche a proposito della pandemia, dicendo: quando ci sono delle situazioni del genere nel mondo, due sono le cose, o l'umanità peggiora o l'umanità migliora. Da quale parte vogliamo collocarci? E allora fare memoria del passato, con gli errori dell'umanità, con le superficialità degli uomini, con l'egoismo anche delle generazioni intere che forse non hanno ereditato, non hanno saputo costruire un futuro prospero per i propri figli e nipoti, cerchiamo adesso di rimboccarci le maniche, cerchiamo di imparare, di non ripetere quelli che possono essere stati gli elementi di discontinuità con il progresso, e sforziamoci per assicurare queste nuove vite che si affacciano alla storia come l'aurora che porta la salvezza, che la Beata Vergine Maria, un qualcosa che possa ipotecare per i bambini di oggi, ma per gli uomini e le donne di domani, una società e una civiltà dove regni la giustizia, l'amore e la pace. Siano lodati Gesù e Maria.